Iniziamo con la preparazione del pane. Io già mi sono anticipato sciogliendo il lievito nell'acqua. Farina in planetaria e montiamo la foglia. Ne aggiungiamo l'acqua lentamente. Dopo aver aggiunto tutta l'acqua, facciamo impastare per circa 2 minuti. E dopo questo primo impasto, lo facciamo riposare sul fondo per circa 10 minuti. Montiamo adesso il gancio e aggiungiamo il sale. Avviamo la planetaria ad una velocità questa volta un po' più sostenuta, intorno 4-5. E proseguiamo per almeno una decina di minuti. Una volta pronto, lo andiamo a mettere sul tavolo da lavoro senza aggiungere acqua, olio o farina. Con le dita leggermente bagnate lo andiamo a allargare. Facciamo qualche giro di pieghe, quindi lo solleviamo sul tavolo e in avanti. Facciamo così per almeno 4-5 volte. Lo copriamo e lo facciamo riposare per 10 minuti. Adesso, sempre con le dita bagnate, ripetiamo le stesse pieghe fatte in precedenza. Facciamo fare gli ultimi 10 minuti di riposo e facciamo l'ultimo giro di pieghe. Fatta l'ultima piega, lo possiamo lasciare tondo se vogliamo ottenere come una pagnotta, o altrimenti, magari ci aiutiamo con una spatola, gli diamo una forma un po' più allungata, vedete? Tipo un filoncino. Adesso prendete un classico cestino da lievitazione, oppure prendete un cestino come questo, di questa grandezza, qui stiamo intorno ai 30-34 cm, mettete dentro un canavaccio pulito. Un leggerissimo strato di farina di semola rimacinata e trasferite dentro il panetto. Un altro leggerissimo velo di farina sopra. Chiudiamo e lasciamo lievitare a temperatura ambiente fino a quando non è raddoppiato per bene. Ed ecco il nostro panetto dopo la lievitazione. Come vedete è ben raddoppiato, in questo caso ha lievitato per circa 8-9 ore, ma se lo fate lievitare anche fino a 12 ore va benissimo. Ci prepariamo una teglia con un foglio di carta da forno, lo giriamo sopra al cestello e lo giriamo sopra. Una volta messo in teglia, accendiamo subito il forno in modalità ventilata a 200 gradi o in modalità statica a 210 gradi. E una volta che ha raggiunto la temperatura, andiamo a infornare. Forno a temperatura e lo mettiamo al centro e facciamo cuocere per almeno 50 minuti. Ed ecco realizzato il nostro gustosissimo pane con farina tipo 1.